Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 24 luglio. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Ovviamente si parla ancora del Recovery Fund. Andiamo a vedere esattamente che cosa scrivono i giornali. Beh, forse il titolo oggi più azzeccato è quello che fa il Corriere della Sera. Conte assediato sui fondi UE. Ancora non sono arrivati questi fondi europei, 209 miliardi, di cui 80 miliardi diciamo a fondo perduto e 120 miliardi di prestiti. Ancora non sono arrivati. E sapete che cosa fa? Già stanno litigando come delle bestie. Tra l'altro, questi soldi arriveranno soltanto nel 2021 e poi vediamo che cosa comporterà questo fatto che arriveranno nel 2021. Forza Italia e il Partito Democratico chiedono una bicamerale. Vi dico la verità, secondo me è una bella minchiata, cioè bisogna semplicemente pensare di spenderli bene questi soldi e dare la responsabilità a chi li spende delle cavolate che fa. Tra poco parleremo di quelle che ha fatto Arcuri sui banchi di scuola, ma comunque sia, questo è quello che dicono Forza Italia e Partito Democratico, congiunti nell'idea di togliere forse e metterci qualche pezzettino di cosa che interessa loro ai fondi. La Meloni dice: ecco le mie condizioni. In realtà però bisogna stare attenti perché si incrociano due cose, cioè i fondi europei e lo scostamento di bilancio da 25 miliardi, cioè vogliamo fare altri 25 miliardi di euro di bilancio in rosso, di deficit in più, e la Meloni dice: sì, voteremo anche noi lo scostamento di bilancio, posto che altrimenti voi non avete i numeri al Senato per poterlo fare, ma se una generale detassazione, cosa che più o meno Patuanelli dice, dicendo che in realtà in Italia bisognerà fare una generale detassazione. Ragazzi, dietro alla parola detassazione, come a quella semplificazione, basti pensare l'idea che la semplificazione per il nostro e capo dell'Agenzia delle Entrate pagare le tasse ogni mese, questo è quello che si è inventato Ruffini. Pensate un po' voi, quando voi avete a che fare con un'idea che è la detassazione, pagarla ogni mese, capite voi come la pensano, cioè dietro a queste etichette si celano sempre dei trabocchetti. Boccia è l'unico che io non lo condivido al mille per mille, ma almeno c'è un'idea, cioè quella di dire: utilizziamo questi fondi per colmare il gap con il Sud. Anche questa è una parola vuota, però almeno si indirizza da qualche parte. A gestire i soldi, invece, questa secondo me è la grande idea unica che viene fatta oggi sui giornali, e che questa è più o meno condivisibile, è Giorgio La Malva, ex ministro del bilancio degli anni 80. Su Italia Oggi che cosa dice? Beh, sapete che cosa dice? Dice Giorgio La Malva, aspettate che metto un pochino meglio il volume, mi dite che il volume non funziona, qua dovrebbe funzionare bene. Beh, Giorgio La Malva dice: beh, sapete a chi dobbiamo dare questa roba qua? Dobbiamo darla a Draghi, che venga e sia il capo non di una bicamerale, ma di una, come possiamo dire, commissione, di un ufficio che spenda e che capisca bene quali siano i modi migliori per spendere questi soldi. Allora, a questo punto ho tolto il microfono, mi dite voi se le cose funzionano meglio. Nel frattempo c'è un'intervista di Ursula von der Leyen, fantastica. Ursula von der Leyen dice due cose, titolo oggi della stampa, mi sembra, non mi ricordo dove l'ho letta, dice: l'Italia rispetti i patti. Insomma, i tedeschi un'idea che l'Italia non sempre rispetti i patti, evidentemente la devono avere, e spenda bene i suoi soldi. Ringraziamo Ursula per il consiglio non richiesto, ma comunque sempre gradito. Nel frattempo c'è il problema del MES, perché questi soldi dovrebbero arrivare nel 2021 e i 25 miliardi di maggior deficit dobbiamo fare oggi per il disastro economico che abbiamo creato in questo paese. Allora, che cosa facciamo? Gentiloni ci spiega: prendete subito i soldi del MES, perché costano lo 0,13%, questo lo aggiungo io, e quindi costano 13 milioni ogni 10.000 miliardi, scusatemi, 13 milioni ogni 10 miliardi di euro. Quindi niente. Niente costerebbero questi soldi, ci farebbero fare un grande risparmio da un punto di vista fiscale. Però ovviamente il problema è quello che qualcuno di voi ha appena scritto: ragazzi, ma noi facciamo debiti su debiti su debiti, ma per fare che cosa? Noi affidiamo a Conte, Casalino, Azzolina, noi stiamo spendendo 3 miliardi di euro per fare i banchi nelle scuole, siamo dei pazzi drogati. Ma secondo voi i banchi nelle scuole, 3 miliardi di euro, qualcuno li dovrà pagare? Gli stessi che oggi vanno a scuola, non vi preoccupate, se avranno mai un lavoro dovranno pagare le tasse per pagare i banchi di merda che Arcuri e company stanno cercando, ma di questo ne parleremo tra poco. Lega e
Nel frattempo il MES lo certificano oggi i giornali in Europa, votano contro il MES e l'Avvenire, vedete, è l'unico giornale che parla di pandemia sociale, cioè la pandemia nasce dal fatto che qua oggi non c'è più un lavoro, non c'è ci sono disoccupazione, il Corriere della Sera 500.000 posti a tempo determinato che sono stati cancellati in questo governo di cialtroni, continua a utilizzare il decreto dignità fatto dai leghisti insieme al Movimento 5 Stelle per rendere sempre più difficile i contratti a tempo determinato. E nonostante questa specie di retorica contro i contratti a tempo determinato, stanno morendo tutti i contratti a tempo determinato, grazie al cavolo. C'è un artigiano che mi ha scritto questa mattina, stamattina sul mio sito nicolaporro.it, mi ha scritto una lettera dicendo: guarda che io il 27 mi finisce la cassa integrazione, il mio dipendente non lo posso licenziare, io sai che faccio? Chiudo, perché non posso pagarlo, non lo posso pagare. Ma vabbè, in questo l'Avvenire continua nella sua pandemia sociale. Una cosa gliela chiederei all'Avvenire, ma è lo stesso Avvenire in cui si pregiava e si è tanto offeso Aldo Nove, perché l'ho intervistato, volevo che venisse in televisione da me a spiegare il suo punto di vista, che io non condivido, ma che comunque evidentemente è legittimo come tutti i punti di vista. Ma è lo stesso Avvenire in cui Aldo Nove spiegava le bellezze del lockdown, dell'economia un po' più lenta, della natura che si riappropriava della città. È lo stesso Avvenire? Volete le città in cui si riappropria la natura? Volete l'economia più lenta? Volete le strade a 15 km all'ora? Volete i monopattini? Volete la decarbonizzazione? E poi non rompeteci i coglioni se in questo paese abbiamo 500.000 disoccupati, se in questo paese manifatturiero abbiamo le fabbriche che non aprono, se in questo paese ci sono casse integrazioni che continuano perché non abbiamo aiutato le imprese. No, vogliamo un paese in cui la natura si riappropria della società, ma verrebbe da dire come i nuovi mostri. Solo in quel momento, diceva Sordi, mi sono capito, ho capito quanto sono stronzo a cercare la natura invece di rimanere a città. Sul virus poi continuiamo, perché oggi il giornale unico del virus, come sempre, ritorna, come sempre ritorna. Oggi, prima pagina del Corriere della Sera, dramma, perché ci sono 300 nuovi contagiati, 300 nuovi contagiati in Italia, è un dramma. E nell'occhiello, scusatemi, nelle 10 righe del Corriere, i 309 contagiati, scusatemi, 306 nuovi contagiati diventano 306 nuovi malati. Quando rompono le scatole i cari amici di no, che dicono l'altro giorno, oggi ho avuto una società, una grande azienda automobilistica che mi ha detto: sì, noi possiamo fare una cosa con te, ma tu cerca di essere un pochino meno polemico, perché io sono polemico. Io sai che me ne fotto ovviamente di quell'azienda automobilistica, continuo a essere polemico quanto mi piace e quanto vi piace a voi. Ma il punto è che se la prendono con me perché io sono polemico, care aziende, ve la prendete con me perché voi poi dopo mi chiamate e mi dite: bravo, continua così. Poi col cavolo che investono ovviamente con il polemico, e continuano a leggersi il Corriere della Sera, questi ipocriti, no? E leggono il Corriere della Sera. Sapete cosa c'è scritto il Corriere della Sera? Che 306 contagiati sono 306 malati. Allora, questa si chiama fake news, ma fake news della Madonna, non una fake news, non è polemica, è 100 volte peggio di qualsiasi insulto, di qualsiasi urlo, di qualsiasi toc toc che faccio io. Scrivere che 306 contagiati uguale a 306 malati, perché in Italia i malati, sapete quanti sono che sono in ospedale? 713. 11 meno rispetto a ieri, 713. Sapete quanti sono quelli in terapia intensiva? 49. E noi stiamo uccidendo, e la pandemia sociale di cui parla l'Avvenire è presente ovunque, continuando a pensare che il problema sia questa roba qua. Il problema sapete qual è? Sapete qual è? Arcuri. Il problema è Azzolina e Arcuri. Vi rendete conto? Oggi c'è un pezzo straordinario, ve lo consiglio, di Luciano Capone sul Foglio, che vi spiega cosa è stato fatto su questo appalto per i banchi nuovi. Cioè, prima si fa l'emergenza, poi si chiudono le scuole, poi si dice che i bambini devono tornare a scuola, poi si inventano dei protocolli sanitari. Questi protocolli sanitari sono fatti col culo e questi studenti dovranno andare a scuola e dovranno chiedere alle aziende di produrre in un mese, in 20 giorni, scrive l'imprenditore oggi intervistato da Luciano Capone, quello che è la produzione italiana di banchi per 5 anni. E in più non puoi partecipare a questo bando se tu non hai prodotto, se tu non puoi offrire alle scuole la produzione italiana che nessuno riesce a fare l'anno scorso. Insomma, un bando scritto con i piedi, per non dire ad altro. Dice questo imprenditore a Luciano Capone, e questa è una delle aziende plastici in Italia. Beh, insomma, sapete che cosa dice? Dice a Luciano Capone: guardate che quel bando andrà deserto, va bene? Nel frattempo oggi c'è la gran cassa perché una volta che sono stati espropriati sostanzialmente i Benetton, dandogli anche una certa mano ai Benetton, sono stati espropriati le autostrade. Ovviamente le autostrade gestite dal pubblico saranno una cosa straordinaria, ancora non sono gestite dal pubblico, ma lo saranno, e quindi oggi c'è la gran cassa
ridurremo le tariffe dell'autostrada. Non ridurranno niente. L'ha deciso Camanzi, che è stato voluto da Lupi, ex ministro dei trasporti, cacciato per una ignobile situazione che non si è mai verificata da colpa della magistratura. Cioè lui ha fissato il margine dei profitti sugli investimenti, che al netto è il 5%, e comunque i pedaggi aumenteranno al massimo dell'1,7% fino alla fine della concessione. Il che vuol dire che non è vero che diminuiranno i pedaggi. Non vi fate prendere per il culo dai giornali che vi dicono adesso i pedaggi sono diminuiti, e quindi uno pensa: hai tolto al Benetton, hai dato al pubblico, diminuiscono i pedaggi, ci sono miliardi di investimenti. Minchiate, gli investimenti speriamo che ci siano, e se non ci saranno non li controllerà nessuno. E i pedaggi nei prossimi 30 anni potranno aumentare di 30%, cioè da qua al 2038, scusate, di 18 anni, nei prossimi 18 anni voi potrete pagare, se aumentano dell'1,7%, se non faccio male i calcoli, dell'1,7% all'anno massimo, vuol dire che alla fine della concessione la concessione avrà 30% in più di pedaggi per chilometro. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando dell'ennesima truffa, per cui raccontiamo una cosa che se la fa il pubblico la fa benissimo, se la fa il privato la fa malissimo. Nel frattempo le gallerie della Liguria, e qui sicuramente c'è l'incuria di questi Benetton che se ne sono approfittati, non mi dite che non se ne sono approfittati, ne sono convinto. Il problema non è giudicare loro, è capire come risolvere la situazione, fargli un mazzo così, obbligati a investire e fare tutto quello che si deve fare per fargli pagare quello che non hanno fatto. Beh, in Liguria su 200 gallerie pare che il 95% sia ammalorata o abbia bisogno di interventi urgenti. Uno si chiede per quale motivo proprio ora se ne sono accorti, esattamente 20 giorni prima della stagione diciamo estiva, con 30 anni che potevano farlo. No, solo ora se ne sono accorti, ma comunque ne parleremo in un'altra occasione. Berlusconi, ovviamente quella vicenda di cui ho parlato zero ieri, perché ero anche un po' distratto, diciamo la verità, di Berlusconi sul giudice che avrebbe cercato di registrare in Camera di Consiglio gli altri giudici per far vedere che casini che stanno combinando, questa roba qui è tema del giornale, in cui Sallusti intervista anche un vecchio amico del giudice che dice: non trattate il giudice Franco, quello che disse il protone esecuzione di Berlusconi, come un approfittatore, quello visse veramente male quella condanna che lui considerava totalmente ingiusta. Nel frattempo Berlusconi parla col quotidiano nazionale e dice a Michele Brambilla: sai Michele, in realtà io con Conte secondo me ha fatto abbastanza bene, secondo me no, secondo Berlusconi ovviamente sì, ma il problema è il Movimento 5 Stelle. Ma Conte è il Movimento 5 Stelle, Conte è la mutazione genetica del Movimento 5 Stelle, questo lo aggiungo io, non Berlusconi. Nel frattempo il Fatto Quotidiano, che si distingue sempre per la sua eleganza, attacca Toti, governatore della Liguria, perché dice che non ha speso i soldi che gli ha dato lo Stato. Beh, insomma, io su questo avrei qualche cosa da ridire, però mi diverte moltissimo che il Fatto fa la campagna elettorale legittimamente per il suo candidato, come si chiama, Sansa, bravissimo ragazzo, evidentemente giornalista del Fatto, che si candida contro Toti. E poi il Fatto è quel giornale che con una grandissima eleganza dice che i Porro, i Del Debbio, i Giordano sono poco equilibrati, sono troppo di destra, e lo dice ovviamente in toni un po' più irrispettosi, mentre invece a differenza dei Lerner e dei Santoro che facevano le critiche a sinistra. Io dico che se uno scrive una cosa di questo tipo, avendo frequentato io un po' i programmi di Santoro, bellissimi, straordinari, ma se uno scrive un po' cose di questo tipo, voglio dire, vi dà la dimensione della credibilità di quel giornale. Nel frattempo, beh, favoloso Saviano su Piacenza, perché sulla caserma di Piacenza intanto si sta costruendo una specie di mitologia della delinquenza. Ho visto una foto oggi su Repubblica, guardatela vi prego, c'è una foto su Repubblica, in cui una foto di mezza pagina in cui si vedono 16 macchine e una trentina di motorini, e è scritto sopra il garage di uno di questi qua, di questi delinquentelli di carabinieri presi a Piacenza. E io dico: ma cazzo, ma questo c'ha 15 macchine e 25. Poi scopre una piccola dita che queste erano le macchine e motorini che questo signore ha avuto tra il 2005 e il 2020, in 15 anni. Allora, adesso francamente, insomma ragazzi, uno vede sta foto e dice: ammazza quante moto, quante Porsche, quante Cayenne, quante Fiat Punto, quante Opel che c'ha questo signore. E poi alla fine uno dice: ma non è così, è semplicemente quelle che ha comprato e venduto negli ultimi 15 anni. Questo non toglie nulla che magari le ha rubate, ha fatto violenza, ma è la costruzione, la character assassination di questi carabinieri. E allora poi vedi Saviano che dice: è una delle vicende più gravi della storia della Repubblica. È una delle vicende più gravi della storia della Repubblica. E questi signori devono essere condannati non solo
per quello che hanno fatto, intanto vediamo quello che hanno fatto, ma anche perché hanno screditato la loro divisa. Può anche essere giusto che abbiano screditato la loro divisa, la trovo una cosa ignobile perché i carabinieri non sono quella roba là, ma scusatemi, toc toc! Saviano, ma i magistrati? Ma Palamara, allora perché cosa lo dobbiamo condannare? Lo dobbiamo condannare anche perché ha screditato i magistrati? O i magistrati quando screditano la loro divisa non ve ne fotte nulla? E quei magistrati che sono stati recentemente arrestati perché prendevano le stecche? Non mi sembra che Repubblica abbia fatto manco mezza pagina. Beh, è una cosa straordinaria. Ma comunque l'idea che questa è una delle vicende più gravi della storia della Repubblica è semplicemente il paradosso di un giornale che quando vede uno delle forze di polizia non vede l'ora di trovarle deviate. Nel frattempo, fantastico il pezzo di Piroso che ci racconta la storia di questo Carocci, il pidino alla guida di questo Cinema America a Roma, un ragazzo di sinistra che guida questo cinema De Noantri, dove si presenta Conte, si siede, tra l'altro un cinema all'aperto, tutti quanti vicini, mentre invece c'è tutta la retorica del distanziamento, ma lui lì ci va, e viene attaccato da un, perché parla con la questura, da un comunistello, da un violento di sinistra, e nessuno si indegna di questa cosa, che lui sia stato minacciato da questo comunistello. Nel frattempo però è la stessa cosa Franco Metta, Nicola, che fai, ti prendi i poliziotti di Piacenza. Adesso arriva uno, un cazzone, che dice, ma voi non, ma l'ascoltate? Ho difeso i poliziotti di Piacenza, ho difeso i poliziotti e i carabinieri di Piacenza. Io non lo so, io difendo l'idea che in un paese normale, se vengono beccati sei carabinieri, prima si condannano, secondo non si fa una character assassination di loro fino ad aver sentito le loro difese, terzo, anche nei confronti del maggior delinquente si fanno queste basiche attività di garanzia, e terzo, non mi sembra che questi carabinieri abbiano commesso una delle vicende più gravi della storia della Repubblica. Non è che ci vuole, capito, una specie di marziano a capire quello che ho scritto, ma evidentemente è difficile farlo capire. Beh, certo, se poi leggiamo Saviano, pensiamo che io stia difendendo i carabinieri. Io non sto difendendo i carabinieri, io non difendo nessuno, difendo un principio. Comunque, il principio con cui volevo finire è che questo ragazzo del Cinema America viene attaccato dai rossi, non succede nulla, dice Piroso. L'anno scorso ci avete fatto due palle così perché c'era stato attaccato da degli scemi di destra e quindi venne l'attacco neofascista, i fascisti che vogliono chiudere il cinema. E questa è la solita Italia, per cui se tu sei Porro, Giordano, Del Debbio, sei una merda. Se tu sei Lerner e come si chiama, e Santoro, sei un mostro di bravura, di genialità, di grandezza, e quando le polemiche le fate voi sono sempre dovute, e quando voi attaccate la destra di Berlusconi è sempre una cosa straordinaria, e quando insultate Salvini va tutto bene. Esattamente quello che avviene purtroppo, si parla di Lichet, con le donne della destra, che se sono attaccate non è sessismo, se lo sono meritato, se invece una di sinistra, una qualsiasi persona, donna, viene attaccata dalla destra, è subito allarme, fascismo e sessismo. Sapete voi quello di cui sto parlando. Vorrei fare sul sito, tra poco ve lo dico, una cosa, e ne approfitto perché siamo in diretta, ciao Giulia, ciao Bernadette, Italo, eccetera, però sul sito nicolaporro.it vorrei fare una sessione, non so adesso con quale cadenza, di domande e risposte, cioè di persone che vengono sul mio sito e possono farmi un live chatting, sostanzialmente voi mi fate delle domande e io cerco di fare darvi il più possibile delle risposte. Ciao Bartolomeo che mi saluta, Giacchino lo conosco bene, Ansalda, a parte tutto questo Emilio Romagno che si voleva togliere, vabbè, insomma, tanti amici di voi che seguono la zuppa, ma non solo la zuppa, sappiano che tra poco sul sito cercherò, e ve lo farò sapere su tutti i social, vi farò vedere questa possibilità di fare una, Gerardo come stai, di fare appunto un live chatting con me in maniera tale da essere un pochino più vivi. Il problema dei carabinieri è che la polizia dovrebbero essere professionisti selezionati e ben pagati, benissimo, l'ideologia è sempre il problema e sinistra scorre a fiumi. Ragazzi, ciao, ci vediamo più tardi, ciao.